So, I think that we need to exit. I'm an academic, an incredibly distinguished professor at an incredibly distinguished and serious university, Columbia University. And I really uh, find it absolutely necessary in that excellent university that we exit some of the knowledge silos that we have built. We need to find new categories for analysis. So, one way of framing it that is not a frontal attack on the existing modes through which we analyze and explain conditions because that's what is my concern is that i just say i start from a space before method and then let the method you know emerge a bit from what are the questions what are the problematics rather than trot in these established methodologies that leave out too much and one good example that you alluded to this was excellent by the way your introduction uh, is, is the fact that the literature on migration as you indicated starts always with the notion that the migrant decides to migrate now give, because there are poor and there are rich countries etc if that would be the logic we should have two billion migrants. You know, now in the last few years, things have changed a bit because of you know all, all the stuff that is happening. But we don't. The number of people who are migrants is actually very, very low. And we need to recognize that. And that tells us that the ways in which we have understood migration are not completely incorrect, but they are partial, and they leave out a power zone. That, that is often at work in those migrations. i always say, uh, migrations start in the, in the high-level circuit of the receiving country, because the receiving country has had negotiations, developments, enterprises, exploitations, etc., cetera, etc., cetera, in other countries, has made the connections, and hence those people come. do, do you follow me or not? in other words, that migrations often, if you really look carefully, for instance, I have tracked with great detail the migration of Dominicans from Dominica to to, to United States. Why did it happen? Well, the United States invades Dominican Republic because they are worried about Sierra Maestra. You know what I'm talking about, right? Castro, Fidel Castro, and it's all too much. And they invade the Dominican Republic when they in, because they are going to they want to deal with that. When they invade the Dominican Republic, uh, they need all kinds of things. They need cleaners, they need food. So a whole bunch of local people serve them. When the military then leaves, those local people say, who have had the connection, "You know what?" i can cook it and clean it for them here i can also do it in their country and they migrate if you really track how migrations begin there often there is a prior connection there's a prior role by the major receiving country or by the major receiving countries and when you look at it that way then you also see a couple of other things and that is that this notion that everybody wants to come to our northern countries is incorrect now today we have entered a whole new period and i have written about so so the point here is that there is a preceding event that explains the migration now today we have entered a different period as i was saying today we have uh, created so many Sort of extractive moments that have destroyed other economies in the global south. That people are simply pushed out of the land, water is poisoned. You know, we have about 150 multinationals that continuously um, uh, are operating in many parts of the global south, not just Africa, huh? also in Asia, in Latin America, and, uh, and they just extract, extract, extract. Plantations. Are extractive. They might as well be mining because they kill the land huh, after seven, 17 years or something like that, or certainly 70 years, dead land. So that is a loss of terrain. You multiply that example over and over and over again, and you begin to understand that there is a loss of habitat that is a major factor in some of these migrations. First stop is often the, the big. Uh, uh, slums around big cities, whether that is in Africa, in Asia, in Latin America, uh, and the next stop often is you cross to the north. But the fact that a minority of all the poor, a minority in terms of a small share of all the poor, are the migrants, tells you that to simply say poverty explains migration and they want to come to our country because our country is better no that is not really a valid explanation and i really think it is extremely important that we develop the tools the knowledge the analysis that shows that most people don't want to migrate really they are often migrants because they are pushed out now as i said to me right now we have this we have, you know, we used to have the migrants and the refugees. We have a third emergent migrant subject, and that is a migrant subject who is, in a way, the victim of development modes. Eh? What we call development, Des desarrollo, no? sviluppo. 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 Sviluppo sempre viene con una connotazione un po' positiva, diciamo. No? Allora, ma io dico che c'è una, una terza modalità di sviluppo che veramente. I'm talking Italian. Yeah. You, you, you have been yeah. Okay. Uh, so so um, anyhow, so you, you got the point. Now, what I so, so I mentioned that as an instance since you brought up the migration question of this effort of mine of exiting existing methodologies. I've been doing this for a very long time i can <laughs> all right so so before method is a way of saying not oh, i'm going to develop a new method no it's a let's step out of this method let's together find out for the many 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 different processes uh, what we can do you know what is it that and so so one i always like to say that one of the sites the places where i like to position myself is the fuzzy edges of the paradigmatic. I don't throw the paradigm out but I don't want to be at the core of it because I think it's weak. I think it's less and less useful. I'm talking about the social sciences, economics, etc. and law too. We need a lot of new laws. We have a lot of law that is sitting there and not doing any work, and we desperately need new law. So, the notion here is to open up a domain that can become a knowledge zone about some of the critical issues that we face. And so, one way of naming that is that it is a tactical analytics huh? or an analytic tactic. So, tactical but analytical. no? Huh? Yeah. Okay. So, now. Uh, so, here are some of these. Very simple, we can all do them. The need to actively destabilize stable meanings, the economy, the government, I mean, the most plain stuff. They are all wobbly. The, the way we have constructed the analyses is wobbly. Wobbly means that it is very unstable, it doesn't quite help a lot. So, I have a whole set of these. Uh, destabilizing examples. Huh? Uh, second point, a powerful explanation, even if an old and well-established powerful explanation, uh, creates a kind of shadow. and i find the shadow zone around it, darkness, which you can't quite see, far more interesting than the heart of the paradigm, which is strong, etc. Is that clear? Yes. So you want to go out there and, and find out. Hey? You want to, to do that kind of work. And the question of the territorial, I have long, I don't know why, been very interested in the territorial. And of course, the first move in my research was to free the territorial from this sort of narrow tranche of national sovereign territory. That is just one territoriality, our sovereign domains. But there are many others. And I'm particularly interested in the others and how the other territorialities can actually unsettle sovereign national territory. That is happening with accelerated speed. And when I talk about high finance, I will give you some examples. Um, so, so it becomes, so what I like here, huh, so institutionally mobile so it becomes institutionally mobile you know no matter how grand the concept national sovereign territory you begin to unsettle it and it shows its weaknesses its absences you know it's a different way of of working with established knowledges but not you know not simply accepting the so institutionally mobile nomadic they, in a way that can alter the meaning you may not it's not a radical move necessarily but it can alter the meaning of the territorial and so when i talk about high finance i, I will illustrate that better then the whole question of expulsion so for me this, I'm, I'm using this concept of expulsions to basically speak about expulsions that happen inside a nation state a nation not from a country throughout. what happens inside the country? you understand the difference, right? that means dealing with those who are, who are, whatever, imprisoned unjustly. it means a whole mix of people who are really um, expelled, but by our institutions. Uh, and, and, of course, the united states, brazil, those are among the most brutal countries when it comes to that. I think Europe is far more civilized, but in the Americas, uh, also the, the, the Salvador, you know, I mean, there's a lot of that. And then finally, just as a minimalizing, something that becomes minimal, sort of the notion that we make it, the making of it. It doesn't fall from the sky, <laughs> we make it, the good and the bad. So, two. Key features of today's Western economy. So, I'm not talking about China, I'm not talking about some of the Asian countries, some of the African modalities where it might be partially there but not as fully as in the West. So, uh, two, two, two features which are really quite important one is intermediation how many this is a term that is not used a lot though it is emergent i started to work on that term on that carrier so i made it into a carrier of analysis is intermediazione esiste in italiano allora sapete cosa è non è né l'inizio né la fine è una cosa intermediaria diciamo no? um, and then the extent to which high finance via algorithmic mathematics nothing to do with traditional economics with microeconomics nothing i mean totally different but that is now dominant mode in high finance is this, this kind of mode and uh, it enables a lot of stuff for instance i've been tracking i don't know if people have heard of leila farhani the rapporteur for housing of the united nations an extraordinary woman uh, and so we have been, been working on housing. We did a film called Push, which is about how people are getting push, pushed out of their homes. I recommend the film, is fantastic, absolutely fantastic. Joe Stiglitz, my colleague at Columbia, is also one of the commentators, et cetera, in, the, in that film. But anyhow, um, so, so what is happening, one, one very quick way of putting it, is that high level financial firms, not housing firms, not whatever, no, commerce, no. Finance has been buying up. This is one firm called, uh, I always confuse the name, Blackstone, Blackstone, not Blackwell, but Blackstone, that has bought in 17 countries the huge housing complexes uh, where poor people live in, buying, 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 buying. And the result is that the people who live there are pushed out. And then he has two modes of using that big, poor, low income housing. And this is very important. And this is something that most people are not aware of. One is you fix the, 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 the building with all the houses up, and then you raise the rent. That's happening. So many people are expelled from their homes. But the other thing that is happening is that with algorithmic mathematics, you can transform a big housing complex with all kinds of poor things into something that has nothing to do with housing. You make an asset backed security, and then you can sell it. So it could be a table, it could be a ceiling, it could be a bat, it doesn't matter what. It is transformed. We see the house the toilet but the instruments that are made and they're made by physicists in high finance firms and i have nothing against the physicists but the instruments that come out of that are simply they transform again what could be a toilet a room a whatever you know a terrace into a materiality why because the high investment circuit the rich they don't want derivatives. Say, si conosce qui la parola derivative, no? Derivative è per noi, per noi poveri, diciamo yeah. il derivative. Yeah. Ma quelli, the, the high investment circuit derivatives, no? Derivatives have very long histories, and they're becoming very dodgy. Dodgy, the English term, dodgy, yeah? Uh, mezzo, mezzo. So, so. Um, so what we have been doing and what we do in that film partly too is to examine how they buy these i mean financial firms i repeat not housing firms they buy those big buildings they fix them up so you know etc but the real stuff is that the building ceases being a building and it's transformed into a source for assets materiality anything can really do with algorithmic mathematics, you can transform this table into a valuable asset that has no connection to the table, but you need the materiality. Now, so as I was saying before, Goldman Sachs' famous financial firm, if when, when you used to go there, you had a hundred secretaries. Now you have a hundred physicists. Doing brilliant stuff. And the brilliant stuff that they do, I mean, I cannot blame them, you see. But it it, you know, they are being exploited on some level. They're having a ball, experimenting, doing all of these fancy things. Um, and, and that means that just about anything can be financialized. now important point since you're all you're many activists here right so this is for me a, uh, i'm not giving you a lecture i'm just bringing up a, a set of facts that um, that you should be aware of so so the, these these algorithms are really extraordinary again it's physicists etc cetera, etc cetera. it is the capacity really to transform just about anything into acid, acid in the, the the narrow term of the word. So acid, a materiality. You don't see it. So there is what I now want to to talk about is a third zone in the system where mostly people like us just we don't we don't go there, so to say. So up till about uh, I would say 25 years ago, or so it really starts in the 1980s what you had was you say you have you have something that you sell and then you have the buyer materiality salt a glass a kitchen a house whatever you sell now you have still these two and mostly you and i function in this level you know we we buy something that we have it etc but there is a third space now, an in between space between this and this, there is a third space in this third space is where a lot of stuff happens. Now, I want to keep it very simple first, and then I'll make it more complicated. The first thing is I give you an example that I participated in. it went to law to to court and and Goldman Sachs was fined for five point three billion dollars. a lot of the times. People don't even discover that. But, anyhow, here we are in a field in the middle of the United States. Huge trucks moving huge sheets of metal. Eh? Metal. Very material. Just metal. And moving it around. And they're telling us every week we have to move these sheets around to another place. We don't know what's happening. What is this? We're... I knew what was happening. What is happening is happening in this third moment. So you have the sheet metals, the workers, you have this moment that I will describe, and then you have the selling. This space is where a lot of the, the raise in values th through finance and a few other mechanisms happens. It doesn't happen here, and it doesn't happen here. By the time it gets here, it's settled. So, this is the space where firms, in this case, just to come back to the example. So, the notion was that firms were beginning to get worried oh my God, we're running out of metal sheets which are needed for all kinds of things, right? And so, what happens here? The price of metal sheets goes up and up and up. In other words, this was the simplest of operations that Goldman Sachs invented, produced, enabled, which was I'm going to delay delivery by having these truckers move the stuff around, right? So, so it's a material reality. Uh, uh, the, the, the truckers were moving on, on roads with the metals, metal sheets, so they, they really couldn't be sold at that moment, right? You understand? An attempt to cover up. Si capisce veramente o no? Perché è molto importante, questo è un esempio semplice di una cosa che sta capitando continuamente, che prendete una cosa molto semplice, questo tavolo, ma lo metti in questa zona, questa terza zona, e lì tutta una serie di manipolazioni, che poi spiegherò. And then arriva arrives where vende dove a un prezzo molto alto. So, in the case of Goldman Sachs, it was the metal sheets. Now they're a finance firm, an extraordinarily smart finance firm. This is a total abuse of the law, it's an abuso della legge. So, they were taken to court, and for once, <laughs> They succeeded in having to, you know, because they are doing this all the time with all kinds of things. But in this case, they had to pay a fine, una multa, multa of $5.7 billion. $5.7 billion is quite a bit of money. For them, of course, it's nothing. The values of finance are something else. So I hope that you understand this third zone is a zone where all kinds of transactions are happening all kinds of anxieties emerge every second matters this is a very special space it's a space where none of us are active in maybe one of you is here and then afterwards <laughs> sort of gives me so. the so you know what i mean so so and it's like invisible so you have the economists who are very smart economists are very smart economics is not an easy discipline and they're just talking about the old way that is still dominant but what they're missing out is this so it's the financiers and, the, and, and sort of uh, you know a kind of certain kind of intelligence that are in play and it's a bit invisible to the average to the average person but you know there is a very plain story to be told the example that i have given you is just one of many 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 goldman sachs has been taken to court 100 times in the last 20 years for abusing the law. They always, almost always, get out of it. Every now and then they get to pay a fine. Interesting point. They got to pay a fine with this one of the metal sheets because there was a materiality. And so it simplified the explanation of the abuse. The price of metal sheets went up, up, up. Because it was engineered by Goldman Sachs. So that was clear. People understood that. Whereas a lot of the other things are so abstract that people don't understand. It's very difficult. So intermediation is what happens here. And this is a zone where prices go up, where all kinds of things are happening. This is the active zone. Now, I want to, I, I mentioned the image. When you walk into Goldman Sachs now, it's 100 physicists. no secretaries, the secretaries you know that's now computers etc this is just one microcosm that repeats itself for many many different economic sectors allora queste cose non sono così semplici ma si possono capire Sai, quest questa modalità è una modalità veramente estrattiva <coughs> extrae, extrae accumula, concentra e riesce a Alterare la modalità uh, well the, the, the model you know for for paying for everything it's, it's, it's a new zone. It's, it's, it's a zone that exists now for about 20 years. Eh? It's not it didn't fall, but it's it's become extreme. So this this particular financial firm has bought millions of house of big housing estates in 17 countries. And, it is, uh, and then on the other hand, the, the, the rich man gives a lot of money to fancy universities like Cambridge and Oxford, because it's a cleansing. Come se dice in italiano? They clean themselves. It's a Una pulizia. Allora, quando noi abbiamo, seiamo this con questo film e con commentari, etc., dicendo ma questo no, lui stava Cercando di dare 5 milioni o 50 milioni a Cambridge University Press, e io non so cosa è capitato, devo, devo scoprire ancora cosa è capitato, ma lui ha queste due modalità, e no? questo è molto comune anche in questo settore. Allora, Bisogna, allora tanta gente non capisce questa cosa che io ho spiegato, magari voi non avete capito neanche. ma uh, Allora lo vedono semplicemente come a donor, a rich gentleman who donates. Mentre che, you know, takes, takes. Sì, 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 esattamente, completamente. Allora, la, la alta finanza, che è matematica algoritmica, ha veramente delle capacità incredibili, è una variabile, ci potrebbero essere dei risultati, delle utilizzazioni molto interessanti, sai, per noi e i nostri progetti, allora bisogna anche rispettare questa modalità di conoscimento. Per esempio la gente che sta facendo il migliore lavoro su tutta la questione climatica, e sono gente che hanno questo tipo di conoscenza, no? sono fisici. Loro capiscono qualcosa, è una maniera di capire e di non de de descrivere condizioni molto complesse. Allora io voglio anche mettere quello che l'algoritmica la, la matematica è una forma di conoscenza you know, like adorabile. Ma, sai, tutto ciò che è adorabile può essere usato per cose molto negative. Things. Allora, devo... Uh, qui è un esempio mi piace moltissimo a me questo esempio qui è un esempio di quello che può fare questo sistema finanziario d'oggi guardate questo è eh, 919 billion sette anni più tardi 62 trillion pensate in che che voi sapete può avere questo uh, increase of value Aumento di valore. Ma io non posso pensare a nulla. È incredibile questo. E questo sono, questo sono sistemi grandi. Questo che io vi mostro è soltanto 10 e quello lì la 62 trillion. Quello è la crisi, è il 2007-2008. Quello è soltanto in quel momento il 10% del valore della alta finanza. Soltanto il 10%. Allora, il totale in quel momento, ora è ancora più grande. Era enorme, molto più grande che il GDP. GDP? GDP? PIL. PIL, che è il PIL di tutti i paesi del mondo. Molto più grande. Allora, non stiamo parlando di denaro. Utilizziamo il linguaggio di denaro. Ma quello, quello non è denaro. Quello è un'altra cosa. Anche bisogna, allora per quello per me questa, questa lotta, diciamo, no, di aprire uh, le categorie di analisi che abbiamo, ci sono delle altre modalità. E io credo veramente che avere qualche fisico in vostro progetto non è una mala idea, perché la loro conoscenza è molto complessa, è molto intermediata, ed è aperta eh? perché la, la questione con gli algoritmi che anche un bambino di 5 anni può costruire un algoritmo e lo stanno adesso insegnando in scuola è una cosa molto semplice perché è aperto se fosse chiuso non si potrebbe fare così facilmente stesso se sì, la dinamica è semplice se è chiuso e chiuso ci sono altre regole ma questo è tutto aperto allora questo che io ho descritto, questi hanno: they have grabbed, no? hanno preso e hanno manipolato tutte queste cose, tutte opportunità, eccetera. Noi dobbiamo anche utilizzare questi strumenti, ma per i nostri progetti. I really think dovresti invitare anche a, a qualche fisico. Perché è veramente una forma di conoscenza molto speciale. È una maniera semplice di dirlo. e eh? che... Che è un ragionamento che ha un'apertura. Allora, se fosse chiuso, è molto difficile produrre qualcosa che è perfettamente chiusa. Ma una cosa che è aperta, che può avere apertura, è un'altra cosa. E quella è una delle cose positive degli algoritmi. Nonostante certo che tutto il mondo sta parlando di algoritmi adesso, ma io sto parlando in una maniera molto specifica qui. Eh. Um, questa è un'altra modalità che vi voglio spiegare. Allora, uh, guardate questo linguaggio: dark pools. dark pools, non so se si capisce in inglese, ma dark pools, qualche cosa così, no? Questo è il linguaggio che ha utilizzato il el capo de la de la cómo se llama de la banca central de América del Norte cuando, he bajado, cuando salió de su puesto se infiltra lo español cuando sceso del porto allora E lui ha detto tutte le cose buone. E' quel, quel un, un, una figura molto, di molta potenza. In questo caso era uno che era anche professore a Princeton University. Uno molto rispettato, uno molto serio. Non era un bandido, eh? molto onesto. Allora, lui ha marcato questo linguaggio quando lui eh, esce. E, e lui ha detto. Uh, noi veramente non sappiamo cosa sta capitando con la grande maggioranza di tutte le attività finanziarie, perché adesso sono in mani di una serie di grandi banche, ma banche alla, alla Goldman Sachs, eh, no alla la piccola banca di provincia. So, e e veramente non possiamo controllare il stock market sai il stock market come si dice stock market la borsa la borsa è un piccolo momento lì che ancora esiste sembra molto buono ma non è lo spazio che è stato vent'anni fa fino a vent'anni fa è uno spazio molto importante adesso tutto sta capitando in questi uh, uh, networks Bueno, no, è più che un network molto chiuso, di diverse grandi finanziere che allora invitano a, a bancari, eccetera, eccetera. Allora il stock market, che è un momento pubblico per la, per la finanza, è piccolo e non rappresenta veramente quello che sta capitando. Quando il, la, il capo della, della banca centrale dice questo, lo ha detto tre, tre anni fa, una cosa così, questo è impressionante. Questo è veramente un shock. E lui ha un, usato un linguaggio abbastanza, sai, per, per un professore così, sai come sono i professori, non sono come io, eh, sono diversi. Allora, te dire, dark pools, ma molta gente è rimasta così come petrificata. Dark pools? È una storia invisibile. Si, lui non l'avete parlato così chiaramente... Prenderebbe tempo per capire che c'è un'altra zona operazionale dove capitano tante cose. E capitano cose che significa che prendono cose che potrebbero essere di tutti noi e le and, and inseriscono in uno spazio che è solo loro. Allora è grabbing, grabbing, e per quello utilizzo questo linguaggio dell'extractive logics. No? Quella è un'altra storia, questi sono tutti i momenti di questo periodo di adesso che io insisto, uh, non è stato riconosciuto che abbiamo fatto una rottura con quella epoca del dopoguerra, come che noi pensiamo nello stesso, nel stesso modo. No, radical transformations hanno capitato. Quello che vi sto dando sono elementi, diciamo, no? e per me questo realmente se diventa... Visibile a partire dagli <ride> anni 1980, a partire dagli anni 1980, ma sai, molto così. Molto. Siamo molto multiculturali qui. Allora, voglio invitarvi a guardare: this is not a, the pointer, is here, right? Okay. Uh. Guardate questo linguaggio. Questo viene del, del IMF, eh, il. il, il IMF. You know what that is, right? Fondamentale. Fondamentale, eccola. Allora, guardate il titolo: Ratio of Household Credit. Credit? Credit suona buono, suona come qualcosa che io ho, no? I don't know in italiano. Credito. Credito, ma se, se vede come una cosa un po' positiva o negativa? No, Positiva, esatto. <ride> Magari ad averci. Questo è il mio punto. Allora, questi sono questi paesi, mi importano questi qui, il dopo, il, quando si liberano, per così dire, liberano, del, della, della Russia, eccetera, no? Cioè, Czech Republic, Hungary, sapete di cosa sto parlando, Di questo periodo lì, molto interessante. Allora, guardate, queste case, queste... Uh, um, Famiglie, no? household, uh, avevano un debito del 8,5%, Queen in Czech Republic 11%, Stati Uniti or, già in quel momento più del 100%, that's not good. L'Alemannia, huh? uh, sempre molto stabile, stabile, 70, 70, 70, <laughs> e 70 e avere un... non è così scandaloso, non è, non è, non è basso, ma comunque. Ma guardate con Czech Republic, poor Czech Republic and Hungary, cinque anni più tardi, guarda cosa hanno... They have succeeded in having three times household debt. Un aumento di tre volte ha aumentato la debi, il debito che hanno. Allora, quando io vedo queste cose... Uh, io, voglio, io voglio capire qualcosa di più. Okay. Oh, so they, oh, they have been shopping on credit, wow, yeah, hey. And so, allora, uh, e questo è il linguaggio di credit, come ho detto, sempre mi preoccupa. Allora io, indagando, l'IMF ha tanti dati molto interessanti, perché c'è gente di, che veramente vuole così scoprire, sai, è, è il nostro... So they are our data. Voi tutti avete accesso libero a molte delle cose che fa l'IMF. Questa la gente non lo sa. Io sempre insisto. Voi potete trovare tutta una serie enorme, ma è piuttosto i IMF staff papers che non vengono pubblicati, così apertamente diciamo, ma che noi abbiamo accesso. It is our data. A me piace questa immagine, loro non dicono quello, ma in fatto è così. Allora, we go on with, with this here. Allora io mi, mi chiedo la domanda: chi è il proprietario di questa, questo debito di famiglia di questi paesi, no? Uh, Hungary. If, if it is a local bank, okay, so they get a bit more money, they spend. Hai un effetto, può, può avere un effetto positivo lì. No? Se uno compra, vende, può, può sopportare uh, una economia locale. Diciamo. Loc Se si, si può localizzare il debito e il pago del debito, è meglio che si vada a un altro paese con un'altra banca. <ride> Questo è quello che è capitato per Hungary, Poland, eccetera queste sono banche germaniche tutte a quel momento che, che sono Austria, Switzerland e Germania. Now I don't have anything against Germanic banks. You know, I mean but the point is that they take out the little payments. the little lit the, 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 you understand right the little interest payments from these poor families and rather than it becoming a source to generate a local nice bank you know for the people so to say it goes to germany switzerland and austria that's not good capite quello che dico vero allora questo sta capitando continuamente questo bisogna pararlo Tutte le grandi banche hanno acquistato i piccoli banche, eccetera. Questo è molto molto problematico. Questi sono i payments, sai, che fa, fanno case modesti, e almeno si potrebbero ricircolare in un vicinario un, o una piccola città, quello che fosse, ma non portarselo via a tutte le grandi banche. E questo è why I per cui parlo di logiche understand? Capisci? Quindi gli danno il money molto bene, sì? We pay, we give you a loan. Yeah, take it. Very nice. But then they take, they take out the result, so to say. So, and this is just one example. In short, but I'm not done yet, huh? there is more. Extractive sectors can extract even from modest households. So we tend to think that a big you know, whatever financial firm, why would they bother with the little people? They do bother, because, it's, because they're operating as an extractive mode, radically different from the traditional bank, which is commerce, which sells something for a price, money for a price. You so qui, qui altra mo, una, una altra modalità extractiva, che this I'm trying to sort of talk about quite a few of these extractive modes. So uh, noi abbiamo avuto, Well, I'm going to say it in English to make it faster. Uh, we had a major event that took seven to eight years. Where big firms organized hundreds of thousands of salespeople to go to poor households which did not own a house and tell them sign, you can own your house, sign, and then you'll pay over time. Have you heard of this cosa? È molto grande. Allora, avete capito quello che dicono? C'è un'organizzazione così delle banche che dice che invia tutta questa gente a case che non hanno proprietà della loro casa, allora modesti, e gli dice guarda, puoi firmare e puoi avere la tua casa. Adesso non devi pagare nulla. Si hanno fatto eh, 16 milioni di contratti. In a period of seven or eight years, 16 million households signed, and that is 30 million people, 35 million people. You understand, there's a lot of household can have many people. So most of them, 14.5 million of the 16 million contracts uh, went broke. And lost everything. The notion is that the people who were selling, the, the big firms who were selling these mortgages, oh, poor thingies, they also lost. No, they didn't. Because they, the houses, it was not about housing, it was about finding materialities asset-backed to build asset-backed securities. so we go back to this theme, an instrument that the high investment circuit really values. as i said, they don't want derivatives, they want asset-backed securities, they want a materiality. anything that is material with algorithmic mathematics can be transformed into some version of an asset. many, 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 many elements. Have to be developed in between, but that's how it functions. These houses, there are two outcomes. One of them, early on, is that those who were selling that actually made money because they got these instruments that were asset-backed securities. Those that did not sell, buy at that point and sell at that point, they went broke. The crisis that was described was about those who hung on to the instruments. That was a mistake. That's an instrument that they should just have gotten, you know, they get quello un po' difficile de capire. Si capisce o no? Si capisce? Perché è molto importante capire quello che sta. Allora, Questi volevano, non interessavano le casette, nulla, no, non era quello, era semplicemente ancora una volta questo asset-backed security e una casetta può eh, contribuire alla formazione di un asset-backed security. Allora dicevano: firma, firma. Secondo punto: molti di quelli che hanno venduto questo hanno guadagnato molto perché, ma era pochi anni dopo che era iniziata la produzione di questo strumento. Quelli che hanno that, that hang on to it, quelli che hanno guardato questi strumenti e non li hanno venduti, quelli hanno perduti e quelli erano anche dei ricchi che compravano questi strumenti, eccetera. Uh, ma gente piuttosto non la più ricca probabilmente, no, ma comunque ricchi. Allora quelli che hanno iniziato, che avevano l'idea, eccetera eccetera non hanno perduto, c'è l'immagine che la crisi che tutti avevano perduti, la crisi del 2007-2008. Non è vero, tanti sono usciti, dopo due o tre anni hanno preso quello che volevano prendere e non hanno perduto. Allora, que rimangono quelli che hanno perduto, allora erano quelli che non hanno eh, venduto l'istrumento, che non hanno, non so se si capisce, ma. Queste sono, sono modalità che bisogna capirle per, per, per incompensare a, to fight back so to say, no? E allora è una cosa un po' complicata. Quello, qui, qui sono certa di uh, tutto quello, foreclosure, sai la parola foreclosure è quando perdi la tua casa, come si dice in italiano? Pignoramenti. Pignoramento. 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 Non ho mai sentito quella parola, mi sembra molto bella. Pignoramento, ah. è proprio bella. E questo strumento, perché, perché questa, quello che si presentava come a mortgage, so you can own a house, è un strumento un po' più complicato che quello, diciamo. È anche entrato in Europa. Infatti, questo vedo che non continua, no? ma è, anche sta generando un po' di. ma non è molto visibile non è la crisi che, abbiamo, che hanno avuto in Europa. Allora, un risultato è uh, empty land. Questo eh, è una lista infatti di 100 città, questo è semplicemente un anno, un anno dove si inizia un po' questa modalità. So, allora, questo è un acquistare, acquistare, comprare sì. delle case. Piuttosto in questo caso... Eh, Not case, uh, buildings, buildings, edifici. Eh? edifici voilà. Allora, questo è semplicemente un anno, questa è la cifra, questo che è così, the growth, il no? crescimento è così basso perché già avevano fatto questo uh, per tre o quattro anni. Questa è una storia veramente che magari il massimo dieci anni di vita che ha adesso. London Metro, bla bla, si vede. Allora, quando tu guardi le 100, vedi anche che delle città che all'inizio non erano di interesse diventano di interesse perché c'è un limite all'interesse di comprare questo tipo di, 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 di edifici. Allora, non è che vogliono comprare tutto, no, voglio comprare certi. E poi vanno a un'altra città e comprano. Adesso abbiamo, ma io ho una lista del 100, de 100, eccetera. E questo. total foreign investment. Questo sono semplicemente buyers extranjeros. Compratori stranieri. 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 Allora, London è la più desiderata. E devo dire, uh, there is one royal family from the Middle East that owns, che, che, that owns more of central London than the Queen of England. Capite, that is really cute, I think. <laughs> now, the, the, the Queen of England is not the main owner of central London, of properties in central London. The main owner is an old duke which, has, which is 800 years old, you know, in different incarnations, clearly. <laughs> so, but do you realize London? We think of London as sort of, you know, no, there is this, the, the, the proprietary factor is astounding. e adesso è tutti questi stranieri che vengono a comprare l'anno e Berlino quello voglio fare attenzione a una cosa Berlino molto desiderato eccetera molto comprato in Germania vedi questo minus 6.2 stesso sia sì una figura molto grande è semplicemente che comparato con l'anno anterior questo è meno eh? comprare meno eh? paragonato all'anno precedente è meno. Sì, sí. perché, <laughs> perché tutto è una curva per me. Io credo, queste non sono cose che vanno avanti, vanno No, no, no. And, and e questo uh, è see che vedete qui. Ho trovato molto interessante che non c'è semplicemente una reina, una queen of the domain, eh? New York, Londra, che... Oh, no, vanno, comprano e poi hanno abbastanza e poi they go to the next city you know or whatever so so it's a very eh? uh, now so, oh these are big letters i want one sort of final slide i think it's the final one coming coming not here so when materiality io ho cominciato a parlare su questo all'inizio quando la materialità eh, non ha più la capacità di veramente avere voce c'è che ti dice questo, è questo, uh -huh. questo è un tavolo. Eh? Allora, example, when a building is no longer for people, but for making asset-backed securities. Noi abbiamo adesso una situazione, e credo che Londra, e, uh, New York e qualche altra città, Milano evidentemente anche. Hanno diventato delle città dove c'è. è sempre un, un numero molto limitato, eh? non è tutta la città. Dove si stanno comprando dei edifici molto così di valore, diciamo. non devono essere super, ma comunque grandi. Mm. Uh, seri, so, good, good buildings. Uh, e questi edifici sono vuoti. Allora, surge una pregunta. Sorge una domanda. <ride> E allora la, il, il passerby, quello che cammina e dice: 'Tutto vuoto, tutto vuoto questo, questo ca, eh, palazzo!', può pensare: 'Ah, qualcosa non ha funzionato'. Eh, io ho, ho molta difficoltà a pensare quello avete capito che per me, per me immediatamente è una provocazione allora cosa stanno facendo adesso? non penso che sia che non sono riusciti a venderli diciamo. No? allora una cosa che sta emergendo che connecta con quello che dicevo sulle case modeste le 14.5 milioni, eh, eh, milioni di case Uh, e che, che stanno servendo per costruire asset-backed securities, per costruire questo strumento finanziario. Perché è una materialità. Allora, non è l'edificio, è una cosa, una materialità di valore che ti permette di dire: This is an asset-backed security. È una possibilità, perché stiamo vedendo più e più, molto pochi. Ma più e più di questo. A New York, adesso, vi volevo mostrarvi. Questo è Londra, è Londra Central London. Questo è il Thames, come dicono gli inglesi: Thames, Thames, questo è molto centrale. Queste sono tutte case molto belle e molto valiose, queste, ma sono un numero limitato. Qui ci sono tanti, tanti, eh? ma questa sono una selezione. Eh, io, un, un, un periodista mi, pie, mi chiede, viene a, viene a, un giornalista. a un giornalista mi chiede di venire lì a, a camminare e commentare perché beh, conosceva il mio lavoro, eccetera. Allora, io non vado mai qui in Londra perché è tutto turi, molto, molto turisti. No? Allora, stiamo lì e io sento parlare alla gente. Con, sto lì camminando con questo journalist e gli sento venire alla Uh, guardate, look at these beautiful British buildings, no? Guardate queste bellissime case uh, degli inglesi. Uh. E io sapevo che un certo numero di queste, tutte queste, molto grandi, eh, molto belle. Questa non la trovo molto bella, ma comunque, <ride> sai. <ride> Sono tutte proprietà di una compagnia cinese. so i have nothing against china. i really, i like china better than the united states right now. <laughs> so just to put my things on the table. And, and so you realize that, again, the material, these houses that we think are beautiful, no, they, they have lost speech. and the same thing is happening in, 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 in the netherlands, where i am dutch. Uh, well, I am Dutch, not where I am Dutch <laughs> i 'm Dutch and here i 'm not Dutch, but uh, uh, they bought uh, a Chinese company, bought beautiful grachthuizen you know the, some grand ones, and of course, they are deeply Dutch culture, but they are owned now by a very powerful Chinese company you know and so I mean we 've always had this, this is not new. Ciò che è nuovo ora è la scala a cui sta don't, don't E non okay, so cosa significa I e non so se avete questo qui, too. Se voi avete questa modalità anche, che sono molti stranieri comprando grandi edifici, eccetera, eccetera. Sì, lo avete anche, no? Sì. Vedete un aumento in questo? Sì? Ok, quindi ora andrò a finire. I cinesi soprattutto. Sì, questo, questa lista delle città, le città grandi, eccetera, che ho parlato, rappresentano questo, the top 100 cities, per questa modalità di proprietà, le grandi, diciamo, grandi, grandi città, eccetera, con grandi palazzi. 10% of the world's population, si capisce, no? 30% of the world's GDP, quello che è shocking. Uh, and 76 percent of property in the world. This is global property investment. This is not my data, by the way. This word "investment," I think, is incorrect here. They, that is a term of the, the Savills who put this data out. It's not investment. It's acquisition. Acquisition is different from investment. It can also be an investment. Now, worldwide real estate assets, eh? real estate assets that I have been talking about the whole night, not just real estate, eh? assets, are nearly 60%. Again, this is Saville's data, it's not my data. I find this shocking. Nearly 60% of the value of all global assets. Assets mean that there's a bit materiality involved. It's not, you know, a derivative. Uh, As nearly 60% of the value of all global assets, including equities, bonds and gold. This is a number that is much more than the global GDP of all the countries in the world, including China and the US and all the biggies. So the language of economics is not really helping us understand what this is. And that is why I avoid that language and I try to find another language. So I talk about extractive sectors and the materiality. So, materiality and extractive logics, those two really work well together. Um, this is Lon Greater London. This is 65,000 buildings. So sort of buildings, more for business, that kind of building. Uh, they are all owned by actors who are not in London, and none of them has a name. <laughs> they have a name somewhere, but this is not part. This is not in the, let's see, in whatever we have access to many of them are empty so this is also a modality i don't know if you see that here but we really and, and that is why I, I, I was emphasizing this notion that is a lot of the money that is being made with housing is not about housing it's about housing as asset and you can construct it into a very sophisticated and abstract instrument and create an asset backed security. And I think that is what's going on. And your average citizen will not be able to see that or to understand that. Now, mind you, most of the buildings in our cities are not going to be of interest to these investors. It is not that suddenly we're going to, you know, no. But this is a way of, you know, this is a bit of highway robbery. You know that image? Highway robbery. i bandidos modestos, che erano highway robbers. Ha no, un po' questa qualità, ah. Solamente con una cosa molto compleja. Ok, devo di de parlare in spagnolo, è es stato un grande piacere parlarvi <ride> in tre lingue. <ride> Adesso abbiamo un momento con Giorgio Fazio, che è ricercatore in filosofia politica e insegna storia delle dottrine politiche all'Università dell'Aquila, collabora alla cattedra di filosofia politica all'Università La Sapienza e è membro dell'associazione Filosofia e Movimento, nonché carissimo collaboratore, consulente della casa editrice Castelvecchia. Eh, sì, qui il mio compito in realtà mh, dovrebbe essere semplicemente quello di avviare la discussione, cioè sarebbe bello che poi anche altre persone intervenissero, ponessero domande, interloquissero direttamente con, con Saschia. Diciamo, io mh, volevo così eh, intanto ringraziarla per questa splendida relazione così densa, così eh, ispirante, piena di stimoli, su cui credo che ciascuno di noi vorrà poi riflettere, dopo documentarsi ancora di più. Eh, però volevo così insomma anche ringraziarla perché devo dire che questo suo intervento eh, si presta perfettamente per inaugurare questo ciclo di incontri che abbiamo organizzato, che appunto ha al centro questo tema della comunità. Ripensare la comunità volevo aggiungere soltanto mh, due notazioni rispetto a quello che aveva detto Cristina, e, cioè che ehm, Diciamo che per noi ripensare la comunità vuol dire anche riuscire a sottrarre questo concetto, le pratiche e le istituzioni adesso collegate, dagli usi regressivi identitari che di questo concetto vengono fatti attualmente. No? Che concetto è? Comunità. Ah, comunità. Sì. E noi sappiamo che la globalizzazione ha fatto rinascere un forte bisogno di identità, di appartenenza, di radicamento di comunità, eh, perché la globalizzazione significa per molti insicurezza economica, sociale, perdita del proprio lavoro, chiusura di fabbriche attorno alle quali si costituiva l'identità biografica, professionale delle persone, quindi precarietà, tutte cose che sappiamo bene. Nel sud del mondo eh, la globalizzazione si presenta con il volto appunto di un capitalismo predatorio che costringe milioni di contadini ad abbandonare campagne a spostarsi nelle bidonville e questo crea appunto disorientamento, insicurezza e, e chiaramente la globalizzazione vuol dire anche fare i conti con realtà territoriali in cui ci confrontiamo con persone che vengono da altre parti e, e tutti questi sconvolgimenti ovviamente producono in tante persone eh, per esempio in un ceto medio impoverito oppure in un ceto medio che semplicemente avverte di poter retrocedere nella scala sociale, eh, vengono avvertiti appunto come un contraccolpo eh, eh, che quindi eh, fa sentire penalizzati nella globalizzazione sul piano economico ma anche sul piano identitario. No? Le persone eh, si sentono che la globalizzazione li sradica rispetto a... Tradizioni, identità culturali che probabilmente vengono anche immaginate, come ha scritto, per esempio, Colin Crouch, in quest'ultimo suo libro: Identità perdute, la globalizzazione è diventata per molti sinonimo di un processo che attenta alla voglia di sentirsi orgogliosi nei vari ambiti di vita, nel lavoro, nell'identità culturale, nelle comunità, nelle città, nei paesi, e quindi ferisce quel senso immaginato di patria. Ora, di queste cose dobbiamo anche farci carico forse in un certo senso anche noi e quindi anche andare alle radici del successo dei, dei partiti populisti di destra che appunto in Europa stanno trionfando e quindi la sfida è quella di rimettere al centro questo tema della comunità ma invertirlo di segno rispetto a questa deriva identitaria e in questo senso il lavoro di Saskia Sassen per noi è veramente prezioso perché Saskia Sasse nei suoi lavori che cosa ha fatto. Diciamo, ha, ci ha insegnato a cogliere eh, il rapporto dialettico che esiste tra globalizzazione e nazionalità, tra globale e locale, e quindi di uscire fuori attraverso un esercizio di critica, di demistificazione ideologica da contrapposizioni artificiali che in realtà non si danno nella materialità dei processi economici e sociali, appunto la contrapposizione tra sovranità nazionale e eh, cosmopolitismo neoliberale oppure tra appunto, glo globalizzazione e dimensione locale, identitaria del territorio. Cosa ci ha fatto vedere? Appunto che per esempio la globalità rimanda al nazionale. La globalità si localizza. L'idea che il globale e il nazionale sono reciprocamente esclusivi è smentita dal fatto, scrive Saskia Sassen, che proprio all'interno del nazionale si sono costituiti i significati più importanti della sfera globale. Sono proprio gli stati ad aver installato logiche della natura profondamente globale all'interno delle istituzioni nazionali. E lo stesso lavoro di smascheramento, appunto, Sassen ha operato rispetto alla coppia globale e locale facendo vedere come se si è ritenuto all'inizio che eh, l'emergente globalizzazione delle attività economiche, la crescita di imprese informatiche legate alla finanza e l'alta tecnologia avessero annullato lo spazio. E il tempo, beh, Sassen ci ha fatto vedere appunto come in realtà questo è soltanto un lato dell'epoca della globalizzazione e che i fenomeni di dispersione territoriale dei processi produttivi vanno di pari passo con fenomeni di rilocalizzazione territoriale nelle grandi città, portandosi dietro anche fenomeni che rimangono in penombra, come questa costituzione di reti transnazionali dal basso, di lavoratori informali comunque svalorizzati che lavorano diciamo nell'ambito dei servizi delle nuove elite globali, altamente professionali, che, che vivono appunto in queste città globali. E appunto questa illuminare, questa dialettica e far saltare la logica della contrapposizione tra globale e nazionale, globale e locale, serve proprio per riportare alla luce le dimensioni... Eh, i margini di azione di una politica diversa, ovviamente, perché come scrive Sassen, appunto, se lo Stato nazionale è molto più internazionalista di quello che ci raccontano, allora questo suo braccio internazionalista può essere utilizzato non per favorire processi di globalizzazione economica funzionale al potere delle corporation, ma per avviare processi di democratizzazione delle istituzioni internazionali. Politiche sociali, ambientali, che abbiano degli effetti di, su scala sovranazionale. E allo stesso modo, appunto, mettere in luce la dialettica tra globale e locale serve per far vedere come la città, le città globali, sono degli spazi, spazi in cui possono emergere nuovi attori politici che su scala nazionale non hanno la possibilità di emergere perché spesso non appartengono alla cittadinanza, ma che a livello di, di, appunto, di città possono giocare un ruolo. Comunque manifestare la loro presenza. Ora, però, ecco, giungo alla domanda dopo questa parentesi infinita che ha annoiato tutti quanti. E, ora, io ho l'impressione che, eh, però, nella sua ultima ricerca, quella consegnata al libro Espulsioni, eh, lei sposti un po' il fuoco dell'interesse da appunto questa dialettica tra processi di globalizzazione riterritorializzazione e quindi anche soggettivazione politica di nuovi attori a invece lo studio di logiche sistemiche come lei dice logiche appunto che sono il corpo di questa fase del capitalismo predatorio che diciamo estrae valore lo porta altrove ma che segue delle logiche autonome sistemiche senza produrre quei meccanismi di diciamo, ripoliticizzazione dal basso, cioè nel senso la finanza, tutto quello che lei ci ha fatto vedere, in, in che modo produce un effetto di soggettivazione politica. In realtà è una logica che sembra muoversi in maniera indipendente altrove, di fronte alla quale i soggetti locali, quelli che lei diciamo, ha studiato e ha valorizzato anche, come attori di queste nuove città globali in realtà possono fare poco no? e quindi è come se si sia un po' spostato il fuoco dell'attenzione in questo momento nella sua ricerca questa è un po' un'osservazione so, uh, credo che è stato, com come io dico io sai che dopo il 1960, 1980 eh sì, entriamo in una nuova dinamica un si dà una trasformazione ma in sistemi complessi, in, in questo punto un'economia, uh, delle leggi, tutto un um, a, a mix of things um, è, è difficile di, di vederlo perché non c'è is no need that everything has to change in order to have a change, a significant change. Just a few things change. so the buildings are the same the this is the same et cetera but in the meantime another actor has entered the picture with extraordinary capacities when i say an actor i don't mean just one person i mean a mode huh? a mode of development a mode of capturing advantage et cetera so, but something installs itself that is not necessarily visible to us nor in order to have a foundational change in a complex system, does everything have to change? This is very important. People tend to think that if it's foundational change, sort of a lot will change and we can all see it. Hell no. You know, this is one of the challenges. So, when I was describing these buildings that are actually not barely functioning as buildings, the, the invisibility of the stuff, no? and, and we don't have enough language to capture that, I think. Huh? What lavoro da fare. What I'm saying is there's work to be done. Somebody else said that two years ago, if you remember. There's work to be done. We really and that is why I insist in that we need new categories of analysis. And and uh, law, for me law is always an interesting instrument. Because law, when it captures something, when it describes something, it you know, it's quite detailed and you know. And so you can see what it does not cover. There are other systems where it's much more difficult to track what I'm saying. You know, that there are emergent conditions for which we have no instruments of analysis, no instruments of governance. Whereas with the law, is very helpful to, uh, to, to get it. In, in the book that I think is my best book, which I wrote in the University of Chicago, where one becomes a monk. Se sei un monk, non è una monja. È una... <ride> una suora. Non è una suora, ma un monk. Hai otto o nove anni ho lavorato su questo libro. <coughs> Veramente, io ho capito qualcosa sulla legge, come la legge funziona anche per far visibile certe cose. E quando non c'è legge, siamo caduti in una specie di laziness. laziness Ah, se non, ci legge, se non ci legge non deve esistere. Una cosa così, no, no, esagero un po'. Ma c'è un po' questo, no? Allora, io, c'è un gruppo emergente di, di legal scholars che stanno lavorando molto forte per, per captare le nuove leggi. E, no, e non è soltanto il cambio climatico, quello è un gran tema, no? certo? Dove abbiamo bisogno di nuove leggi, ma tante altre cose, quello che io ho parlato veramente abbiamo bisogno di leggerli. Non è che la legge possa cambiare tutto, ma comunque ti dà un discorso che ti permette di capire certe cose, allora puoi scegliere quel, qualche cosa che magari vuoi lavorarci, eccetera. No? Ma questa, eh, negli Stati Uniti la legge è diventata molto problematica, non, non, perché non va, è Un'altra domanda. Ehm, lei eh, ha scritto sempre in questo ultimo libro che è necessario appunto riuscire ad andare dietro alcuni processi eh, eh. visibili per cogliere cosa si nasconde, eh, per appunto riuscire a mettere a fuoco queste logiche sistemiche di questo capitalismo predatorio. E poi ha insistito molto sul fatto che è necessario anche costruire una genealogia di questo nuovo capitalismo mm -hmm. che a partire dagli anni Ottanta mm -hmm. si è iniziato ad imporre e che ha rappresentato una grande discontinuità rispetto al ciclo sì. del capitalismo keynesiano, che era un, un capitalismo esatto, inclusivo. Sì. Eh, capace esatto. di appunto eh, attraverso l'industria manifatturiera includere lavoratori e, e anche poi includerli nei sistemi di protezione sociale, mentre il capitalismo di oggi è un capitalismo che espelle, no? che si fonda su questa logica dell'espulsione e sulla logica della riduzione dell'economico, delle, delle pratiche economiche rispetto a queste logiche puramente estrattive. Sì, io, io veramente insisto che dobbiamo. Distinguere economia da altre modalità che adesso chiamiamo economia, ma che non è quel concetto originale dell'economia. Certe delle cose che io ho parlato vengono anche descritte come: ah, è l'economia. Se vogliamo dare significato un po' profondo e preciso al termine economia, che è un termine molto valioso, è un concetto importante, diciamo. Adesso ha una mala reputazione. Ma comunque, in its origins, it's the oikos. The oikos is productive, the oikos helps us live, the oikos is bla 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 bla, no? Uh, abbiamo bisogno di altri li linguaggi. A me interessa tutta questa cosa della finanza, anche perché quello demanda un altro linguaggio. Altre categorie analysis, of it could be interesting to begin to work along those lines. What is economy? Economy, by the way, I'm not saying that economy is a perfect thing. Economy is marked by inequality. But economy is a productive function. I mean, the best period after World War II. The poor became a bit richer, the modest middle classes became a bit richer, the prosperous middle classes became a bit richer, and the rich became very much richer. But everybody got a bit richer. We don't have that now. We just don't. It has changed. And we don't have language to capture a radical break. And again, Everything is incomplete in this. It's not that you have a closed system where you say da da. No, it's, it's ambiguous. But one way, forceful way of describing it is our, the way I'm describing it now, and and hold that as a model. That's my model. That is why I say before method. You know, I don't want to be stuck in what now is dominant methods. They leave out too much. They are simply lazy. They have become lazy those methods they're so easy to use everybody uses them you all agree no that's a that's a fight that needs to be fought what are the instruments through which we narrate through which we understand through which we make visible the changes and again marking frame for me is that complex systems don't change by changing everything they change by changing a few things that then initiate new modalities, and a lot of the other stuff is going to stay the same. But we we, we really have to. Re I mean, I'm not the only one eh, who is in this sort of mode. Eh? This is something that quite a few people think that we need that type of. But but I think it is a it is an interesting project also for you to sort of work on. I don't know on a, on a, on your city or you know use a reality a complex reality to to see okay what are we not capturing with our existing the instruments the laws whatever it might be you know what is it that is not y you'd be amazed at what you find you find all kinds of things you know i mean the big story now is of course the big uh, the big um, electronic stuff that is happening right where we, we know that we don't have sufficient law but there are many other modalities that are simpler and where we could make a change mi interessava questo aspetto uh, questa economia predatoria eh, degli ultimi due o tre decenni è un'economia che ha sottigliato le classi medie sottigliato e, cioè, um, le ha colpite diciamo yeah, le ha, yeah. fatte, le ha diminu fatte diminuire insomma sì, ma credo che sia una divisione. Abbiamo una classe media che è molto ricca adesso, molto più ricca che la vecchia, e una che è impoverita, è proprio splendida. Ah. Sì, io volevo semplicemente sapere se queste categorie valgono per esempio per paesi come Cina, India, che invece hanno vissuto... Infatti era interessante eh, sì. il fatto che lei si è riferita al capitalismo occidentale. Sì. Cosa dice di... Cina è adesso, credo che, è il modello dominante per un, un, un paese con molto potere. Ma Cina ha eseguito il suo project in mm -hmm. una maniera molto diversa dell'Occidente. Cina ha costruito anche, così per menzionare piccole cose, ha costruito il nuovo aeroporto, che è il più grande del mondo, una cosa così, non sai mm -hmm. come succede, uh, uh, in cinque anni. Quello è incredibile, la grande magia si possono, 10, 15. Allora, Cina ha fatto questa ruta eh, de, de, per tutta la... Eh. Cina è veramente è una modernità eh, radicalmente diversa dalla nostra, quello che non implica che tutto è diverso, E eh, sempre dico io, Pu puoi avere una radicale trasformazione però allo stesso tempo può avere tante altre cose che sono così, come che, che vediamo per tutto il mondo, diciamo, no? Ma comunque ci sono delle fondazioni in Cina, eh, il, il governo di Cina, che sono veramente diverse dalle nostre. Anche con la questione climatica, lo cinesi sono meglio che eh, hanno una situazione terribile di, di, di aereo, eccetera, ma stanno veramente lavorandoci. Negli Stati Uniti... È scandaloso, diciamo. We are opening minds. <laughs> It's regressive. It's incredible. Allora, Cina per me, <clears throat> ma io, la prima volta che sono andata in Cina per sei settimane, avevo 18 anni, era assistente a un progetto di The Villages, ed era uh, nel 79. Io sono vecchia, eh, per quello. Eh. Eh, eh, the band of four, se ricordano, the, erano, erano in jail. Cina era, era giustamente incominciato un nuovo ciclo, però era una cosa così diversa di quello che si vede oggi, visualmente diciamo. No? È stata un'esperienza sei settimane. <coughs> Ogni, in questi villages, abbiamo tutta una serie di villages. Ogni mattina arrivava un gran camion che lasciava una montagna di green leaves. Green leaves, come si dice? Sì, di foglie verdi. Sì. E questo era: al mattino si mangiava, al mezzogiorno si mangiava e la notte si mangiava, e ogni volta avevano trasformato totalmente. Mm. Io venendo dagli Stati Uniti, dove era molto semplice la maniera di cucinare, it, it, I was really impressed, you know, how they transformed it. They were so poor. Questi villages erano molto poveri, ma avevano una conoscenza, una cultura, sai, che veramente mi è, è rimasta un'impressione molto grande per me con questa prima visita. Ok, so I have deviated. Ringraziamo Saskia Sassen, veramente. Grazie anche Giorgio Fazio, e grazie al Museo, a Filosofia e Movimento. Ci vediamo per chi fosse interessato. Il primo ottobre, col prossimo appuntamento di ripensare la comunità, con Nancy Fraser, un'altra grande teorica americana femminista. Il primo ottobre alle ore 18. Grazie a tutti.